5.000 biglietti venduti in due mesi al maggiore per la prossima stagione i Berliner Sinfoniker e Virginia Raffaele. Vertice municipio tra comune e dirigenti Domo Basket, si cercano soluzioni per le prossime partite del campionato di Serie B. Ladri in azione a Borgo Ticino e Castelletto, furto aggravato e reato contestato a tre persone finite in manette nel fine settimana. La tribuna centrale del Liberazione non sarà battuta, rimarrà la struttura in ferro dei tubolari, questo è il progetto dell'Omegna Calcio. Tons on the Stones vanno in concerto la lunga notte aronese ad animare il weekend appena trascorso tra VCO e Novarese. Pasquale D'Alterio ha vinto a Possaccio il primo trofeo Italo Colombo, battendo in finale Giampaolo Signorini, ottimo il livello degli atleti in gara. Ben ritrovati dalla redazione di VCO Notizie, tempo di primi bilanci per il Teatro Maggiore a Verbania. Stamattina il sindaco Silvia Marchionini, la direttrice artistica Renata Rapetti e la presidente della Fondazione Piemonte dal vivo Anna Tripodi hanno tirato le somme dei primi eventi e dato qualche anticipazione per la nuova stagione, inaugurazione il 1 ottobre con i Berliner Sinfoniker e poi Virginia Raffaele. Sono stati 5.173 i biglietti venduti per il Teatro Maggiore dall'inaugurazione del 9 giugno al concerto di Ornella Vanoni di sabato per un incasso al botteghino di circa 60.000 euro a fronte di una spesa di 135.000 euro su un budget fino a dicembre di 200.000. Gli spettacoli che hanno avuto più spettatori sono stati Madama Butterfly con 784 persone la prima sera e 619 la seconda, il concerto di Anastasia con 1095, a ruota libera con Haber, Papaleo, Rubini e Veronesi con 866 biglietti, Lillo e Greg con 627 e 445 per Ornella Vanoni. Avevamo preventivato di incassare 50.000 euro dalla biglietteria in tutto l'anno, ha detto il sindaco Silvia Marchionini, ma siamo già a 60.000. La città ha risposto al di là dei pesanti giustificati attacchi personali che ho subito. Il comune si è dimostrato più che all'altezza della sfida. Credo anche che a questo punto la sfida di vendere 500 abbonamenti per la stagione invernale non sarà così lontana. Rapetti ha aggiunto: complimenti a Marchionini per il coraggio, mi sono lasciata coinvolgere nella sfida e ora grazie a questi eventi estivi abbiamo raccolto preziose indicazioni sui gusti dei verbanesi e abbiamo avuto modo di sperimentare tutti i problemi. Rapetti ha anche ricordato il ruolo della Fondazione Teatro Coccia, che ha fornito gratuitamente scene, costumi, palco e tecnici per la Madama Butterfly. Per quanto riguarda la prossima stagione, Anna Tripodi, la presidente di Piemonte dal vivo, che ha offerto gli eventi di Voci Sole e di Reggicorni, ha annunciato che la grande apertura di stagione avverrà il 1 ottobre con l'orchestra dei Berliner Sinfoniker. Marchionini ha svelato uno dei nomi degli artisti che arriveranno poi, ovvero l'attrice comica Virginia Raffaele. A settembre sarà reso noto il programma, che prevede una ventina di date tra prosa, comico d'autore, musica e danza e alcuni eventi speciali. E alla conferenza stampa ha assistito il consigliere comunale di Forza Italia Michael Immovilli, che dice: apprendo per voce del sindaco di Verbania Silvia Marchionini con grande insoddisfazione che il bilancio degli eventi estivi al Maggiore, già CEM, è già in rosso, incassi per circa 60.000 euro, spese per 130.000, stante i dati ripetuti da Renata Rapetti, con una perdita per le casse comunali di circa 70.000 euro. A questo punto Rapetti e il sindaco dimenticano di sommare tutti i costi aggiuntivi per lo svolgimento degli eventi che fanno lievitare la perdita per il comune di Verbania. Il sindaco Marchionini non è stato in grado di mostrare i conti reali della stagione, che ha visto eventi al Maggiore e all'Arena del CEM. Ora invece parliamo del vertice svoltosi in municipio a Domodossola stamattina per discutere col Domo Basket delle prossime partite del campionato di Serie B. Il sogno di giocare la Serie B alla Pala Raccagni per la Poliopostici Pier Domodossola potrebbe diventare realtà. Questa mattina in municipio si è svolto un incontro cui hanno preso parte l'amministrazione comunale e quella provinciale, i vertici del Liceo Spezia e i dirigenti del Rosmini. Tema dell'incontro: i lavori necessari per avere l'ok dalla Lega per poter giocare a Domo. L'amministrazione comunale si è fatta carico di promuovere un tavolo tecnico da cui possano da subito scaturire soluzioni provvisorie per permettere alla squadra della nostra città di affrontare il campionato di Serie B senza doversi trasferire in altre sedi, ha dichiarato il sindaco Lucio Pizzi, presente all'incontro, unitamente all'assessore ai lavori pubblici Franco Falciola e all'assessore allo sport Angelo Tandurella. Abbiamo valutato lo scenario della possibilità di ampliare la palestra del Liceo Spezia perché possa avere, in via definitiva, i requisiti richiesti dalla federazione per il campionato
2017-2018, ha commentato lo stesso Pizzi, che ha evidenziato come l'incontro sia stato portato avanti in un clima di grande collaborazione con le altre componenti del tavolo tecnico. Alla fine, ha continuato il sindaco, è scaturita una costruttiva analisi del problema, tesa a garantire rapidamente quanto richiesto dalla federazione per poter permettere alla squadra di giocare a Domodossola il prossimo campionato, e si è sviluppato parallelamente il tema del progetto di ampliamento della palestra per raggiungere definitivamente la capienza di 400 posti, requisito imprescindibile per il campionato di Serie B. Le parti si ritroveranno per valutare possibili fonti di finanziamento per il progetto di ampliamento della palestra dello Spezia. Un incontro positivo hanno commentato per il Domo Basket Pierangelo Bianconi ed il dottor Maestrone, che aumenta le speranze di vedere ancora il Basket Domo a Domodossola. Nulla è ancora certo, ma abbiamo respirato aria di collaborazione e voglia di ragionare insieme. Vedere comune, provincia e scuola seduti sullo stesso tavolo per parlare di futuro nel basket a Domodossola, hanno concluso, ci riempie di orgoglio. A prescindere da come andrà, vogliamo sin d'ora ringraziare tutti per la voglia di esserci. Ed ora la cronaca, weekend di lavoro per i carabinieri di Arona. Con l'accusa di furto aggravato, 3 persone sono finite in carcere. I dettagli nel servizio. Ladri in azione in un bar a Borgo Ticino e all'asilo di Castelletto. 3 arresti in poche ore ad opera dei carabinieri di Arona. Alle 2.30 della scorsa notte un ragazzo di 19 anni e una ragazza di 18, entrambi nulla facenti e residenti in città, sono entrati al bar centrale dopo aver scassinato la porta d'ingresso. Hanno arraffato una 50ina di bottiglie di varie bevande superalcolici. Sono fuggiti, ma il peso della refurtiva li ha rallentati. Poco dopo sono stati intercettati dai carabinieri del nucleo radiomobile della compagnia di Arona, che pattugliavano la zona. Le bottiglie rubate, del valore di circa 500 euro, sono state restituite al legittimo proprietario. I 2 ragazzi sono stati arrestati con l'accusa di furto aggravato in concorso. In manette anche un 47enne egiziano pregiudicato per reati contro il patrimonio, che ha svaligiato l'asilo comunale di Castelletto Ticino. Poco prima della mezzanotte del 24 luglio, i carabinieri della stazione di Castelletto, che monitoravano la zona, hanno notato strani movimenti all'interno dell'asilo. Sono entrati per controllare. All'interno hanno sorpreso l'egiziano, che aveva già preso 2 impianti stereo, un monitor TV a schermo piatto e un modem. Non ha opposto resistenza ai militari, che lo ammanettavano con l'accusa di furto aggravato. Anche in questo caso la refurtiva è già stata restituita. E ora andiamo a Domegna con le novità riguardanti lo stadio Liberazione. La tribuna centrale non sarà più abbattuta. La convenzione per la gestione della Liberazione tra l'Omegna Calcio e l'amministrazione comunale dovrebbe essere ratificata nelle prossime settimane dopo il necessario passaggio in consiglio. Il contributo annuo per 4 anni sarà di 30.000 euro, soldi che serviranno per migliorare in maniera sensibile l'aspetto della Liberazione, ormai paragonabile ad un'anziana signora dal grande fascino ma con tante rughe dovute alla vecchiaia. Il primo intervento che si vuole realizzare prima del via della prossima stagione agonistica, quindi entro settembre, è l'apertura della nuova bar nella casetta a fianco dell'ingresso, che una volta ospitava gli spogliatoi. Ma la novità degli ultimi giorni è legata alla tribuna centrale, che da anni è chiusa al pubblico e necessita di un restyling. Non ci sarà l'abbattimento come si pensava in un primo momento. Abbiamo infatti verificato, spiega il presidente dell'Omegna Calcio Sebastiano Pizzi, che la struttura in ferro risponde alle norme di sicurezza ed è ignifuga. Inseriremo dunque una tensostruttura intubulare in grado di ospitare una 80ina di spettatori. L'intervento sarà a nostro carico e contiamo di poter cominciare nel più breve tempo possibile i lavori. Quando mi ero insediato come presidente, avevo detto che i miei progetti andavano al di là dei risultati sportivi e a restituire dignità alla Liberazione la considero una grande vittoria, non mia, ma della città di Omegna, ha concluso il numero 1 della società rossonera. Nella sua sede di Baveno, Fondazione Comunitaria del VCO ha presentato il bando emblematico provinciale del valore di 505.000 euro. Novità è la sezione tutela beni comuni, poi anche il punto sul bando relativo ai eventi e cultura scaduto e sulle mini erogazioni. Presentato l'emblematico provinciale, un valore importante per il nostro territorio. È un valore importante sul piano economico perché sono 505.000 euro messi a disposizione da Cariplo ed è un bando importante anche sul piano proprio, diciamo, economico e di sviluppo, perché
teoricamente, poiché sono ammissibili progetti da 200.000 euro in su e noi possiamo dare contributi fino a 100.000 euro, teoricamente vuol dire innescare almeno 1 milione di investimenti, che non è poco per il nostro territorio. Ma poi è importante dal punto di vista proprio del valore, perché sono progetti emblematici, cioè devono essere progetti particolari, particolarmente belli, che mettono, diciamo, in evidenza i valori, l'identità, le radici del nostro territorio. Devono essere progetti non semplici, non banali, ma complessi, costruiti con intelligenza dal pubblico e dal privato. Poi quest'anno per la prima volta abbiamo all'interno di questo bando un capitolo molto bello, si chiama quello dei beni comuni. Una sezione all'interno del bando di progetti proposti da persone che hanno deciso di prendersi cura di questo territorio. È una sezione che lascia spazio alla fantasia, la voglia di recuperare dei luoghi, che siano dei luoghi, come dire, chiusi o dei luoghi aperti, ma sono i cittadini, le persone che riappropriano i loro beni comuni e decidono di riattivarli. Ecco, oltre alle idee però alle persone chiedete anche proprio degli atti di volontariato e anche delle assunzioni di responsabilità, nel senso di occuparsi poi del bene che verrà recuperato. Questa è veramente la differenza, cioè prendersi cura, dimostrare di prendersi cura, di avere voglia di curare un bene comune. È questo che sarà l'elemento proprio che farà scattare la differenza nel giudizio. Per i beni comuni, progetti fino a 100.000 euro finanziabili al 50%. Le domande vanno inviate entro il 15 novembre 2016. Intanto è scaduto il bando di fondazione comunitaria su eventi arte e cultura. 29 le domande presentate, 26 quelle ammissibili e parzialmente o totalmente accolte. 214.000 euro il contributo richiesto totale, 170.000 euro quello erogato. Ancora aperti i bandi su istruzione e formazione, valore 100.000 euro, e sul recupero del patrimonio storico e artistico, valore 150.000 euro. Pubblicato poi il primo dei due bandi annuali della Fondazione Alessi, 20.000 euro per progetti fino a 5.000 che possono essere finanziati anche al 100%. Il presentatore del progetto deve essere un dipendente o un ex lavoratore dell'azienda. Infine il punto sulle mini erogazioni, ridotto comunque al minimo il potere discrezionale dei vertici di fondazione comunitaria del VCO. Il budget annuale di 30.000 euro, 2.000 euro sono stati destinati alla realizzazione del film La Terra Buona, che si sta girando in Val Grande, 1.000 euro al gruppo Giovani di Piedimulera per Da Cima a Forno, percorso enogastronomico alla riscoperta della cultura locale. Ciascun partecipante contribuirà con 1 euro al fondo Welfare in Azione della Fondazione. Grande successo di spettatori ad Arona per l'edizione 2016 della Lunga Notte. Due giorni di eventi hanno caratterizzato la Lunga Notte aronese, che è iniziata sabato con il Corto Maggiore in Piazza San Graziano, si è conclusa domenica con il grande spettacolo di fuochi d'artificio. 30.000 persone, che secondo le forze dell'ordine, hanno affollato domenica la città del San Carlone. Visto il pubblico, rafforzate le misure di sicurezza. Imponente in città la presenza dei carabinieri, sia in divisa che in borghese. A questi si sono aggiunti volontari, che hanno vegliato sulla riuscita dell'evento. Per ordine della questura sono state posizionate 6 barriere del tipo New Jersey in cemento armato dal peso di 1 tonnellata ciascuna per evitare intrusioni da Corso della Repubblica. La Croce Rossa Italiana di Arona era presente con uomini e mezzi sia in acqua che a terra. Sin qui la sicurezza, ma è stato lo scintillio dei fuochi del festival ad animare la serata aronese. A fare da contorno gruppi musicali sparsi nei vari locali pubblici per intrattenere non solo i clienti ma anche i passanti. 150 bancarelle di artigianato, hobbistica, bigiotteria, abbigliamento hanno attirato la curiosità di quanti stavano attendendo che la ditta parente desse il via allo spettacolo pirotecnico. Il primo botto, che ha dato il via ai vari effetti luminosi, è scattato alle 23 in punto, dalle 5 piattaforme a lago, mentre dalla passeggiata bassa i tecnici della ditta specializzata comandavano via radio con computer la sequenza pirotecnica. Il pubblico, assiepato dietro la ringhiera del lungo lago e affacciato ai balconi, ha applaudito più volte. Gli effetti cromatici si specchiavano sulle acque blu del lago. Gli effetti del cielo sono stati accompagnati dalle musiche diffuse via filo su tutto il lungo lago.
I brani si alternavano per accompagnare le geometrie e le evoluzioni dei botti e delle cascate luminose. Dopo l'ultimo botto, tutti a casa. In 2 ore la sicurezza ha agevolato l'uscita dalla città delle vetture e alle 2 in punto i carabinieri hanno curato che i locali pubblici venissero chiusi come da ordinanza. Questa mattina la città riappariva ordinata e ripulita in ogni angolo dopo l'affollamento della notte. E la nostra emittente vi proporrà lo spettacolo dei fuochi d'artificio ad Arona domani, martedì 26 luglio alle 14 e ancora mercoledì 27 in prima serata alle 21.30. E ora spazio alla musica, ha incantato il pubblico con la sua calda voce Ornella Vanoni, la signora della musica italiana, si è esibita sul palcoscenico del Maggiore. Silenzio in sala per la signora della musica italiana. Ornella Vanoni ha incantato il pubblico al Maggiore sabato sera con la sua voce ancora splendida. Un'anima libera, come il titolo che ha scelto lei stessa per il suo tour, che si è espressa nelle tonalità del soul e della bossa nova, generi che rappresentano la libertà musicale per eccellenza. Capelli rosso fuoco e a piedi nudi, Ornella, accompagnata da Roberto Cipelli al pianoforte, Bebo Ferro alla chitarra e Piero Salvatori al violoncello, tra un brano e l'altro ha dialogato con il pubblico. Un vero artista ha detto: senza il contatto con il pubblico si inaridisce. Il contatto con il pubblico è quello che ti dà vita, gioia, voglia di trasmettere quello che senti dal vivo. Vanoni ha reinterpretato diversi brani celebri con un omaggio a Vasco Rossi nel suo Ogni Volta, spiegando, come dice lui, sono ancora qua. Un omaggio anche a Luigi Tenco con una versione al femminile di Mi sono innamorato di te. Mi sono innamorata di te perché non avevo niente da fare e già volevo qualcuno da incontrare. La notte volevo qualcosa da sognare. Prossimo appuntamento con gli eventi del Maggiore venerdì 29 luglio con i Big One Tribute Band dei Pink Floyd. Decima edizione di Tones on the Stones nella cava storica di Trontano, il primo spettacolo sabato scorso in Tramontes. Tramontes, l'inaugurazione sabato sera dell'edizione 2016 di Tones on the Stones, ospitata nella cava storica di Trontano. Ad aprire la serata la cantata lirica per strumenti e coro di Ramberto Ciammarughi, una prima esecuzione assoluta. Nel palcoscenico di roccia, Ciammarughi al pianoforte, Teatractis percussioni, l'ensemble Nova Musica e il coro di Tones on the Stones. A seguire Carmina Burana di Carl Orff, eseguiti dal coro Stendhal, dalla soprano Daniela Cappiello, dal tenore Pasquale Circoli e dal baritono Mauro Bonfanti, diretti dal maestro Massimo Fiocchi Malaspina. In Tramontes ha voluto coinvolgere il patrimonio costituito dai cori amatoriali locali in una produzione artistica di alto profilo. 150 coristi impegnati nella produzione. Il risultato è stato quello di una serata di grande suggestione, nonostante il meteo non troppo promettente e le piogge dell'ultim'ora. Il festival, che ha tagliato il traguardo della decima edizione, prosegue giovedì sempre a Trontano alle 21.30 con Turandot di Giacomo Puccini, con la regia di Stefano Monti. Parteciperanno l'Orchestra delle Terre Verdiane e la Corale Lirica Ambrosiana. La scenografia sarà in video 3D mapping, una produzione Tones on the Stones che coinvolgerà oltre 130 artisti. In apertura di pagina sportiva parliamo di bocce con la gara nazionale che si è svolta sabato nel VCO. Grandi risultati e grandi campioni sono il binomio quasi scontato del weekend boccistico del Lago Maggiore. Sabato a Possaccio, nel primo trofeo Colombo Italo, direttore Cella di Como, con 104 individualisti di categoria A e B, ha vinto Pasquale D'Alterio, Monastier di Treviso, su Giampaolo Signorini, Altoverbano. Terzo, Cristian Andreani, Altoverbano. Quarto, Davide De Sicò, Solaro, giocatore di B, ma in realtà rientrato dopo una pausa di anni e già bravissimo a suo tempo. Seguono Gianluca Formicone, Virtus L'Aquila, Giuseppe D'Alterio, Altoverbano, Mariano Florio, Bottinelli Vergiatese di B e Pietro Zovadelli, Monastier Treviso.
Il giorno dopo, Abedero, con 120 individualisti di categoria A e B, ha vinto il campionissimo Gianluca Formicone in una finale tiratissima, 12-11, precedendo l'ottimo Luca Viscusi, Caccialanza di Milano, terzo Diego Paleari, Rinascita Modena, quarto ancora Davide De Sicò, quinto Mirko Savoretti, sesto lo stesso Pasquale D'Alterio, settimo Massimo Adoni, Fulgor Lecco, ottavo il bravo Cosimo Nacci, Bocciofila di Borgomanero. Per tornare a Possaccio avevano vinto i rispettivi campi 9 di A e 4 di B anche Mirko Savoretti, Ivan Terzaghi, suo fratello Cristian, Sergio Frigomosca e Giovanni Scicchitano, che poi sono stati battuti negli spareggi per entrare tra i primi 8 della gara. Quindi negli ottavi De Sicò aveva eliminato Zovadelli, Signorini aveva battuto 12-11 Giuseppe D'Alterio, mentre il fratello Pasquale, poi vincitore del trofeo, aveva tolto di mezzo 12-5 Formicone e infine Andreani era stato superiore a Florio. Nelle due semifinali 12-4 per Signorini su De Sicò, 12-6 di D'Alterio su Andreani. Finale con poca storia. Il carro armato napoletano Pasquale D'Alterio è passato letteralmente sopra al pur attento Paolo Signorini. Fuga fino al 7-0, poi 7-1, quindi 11-1 e vittoria schiacciante. Del trofeo Italo Colombo è in preparazione un servizio speciale con molte interviste ai campioni che andrà in onda domenica prossima. Siamo al basket, sentiamo le impressioni di Marcello Ghizzinardi, nuovo coach della Paffoni sul mercato condotto dalla società cusiana. A distanza di un mese la squadra ormai è finita, quanto sei soddisfatto del tuo roster? Sono assolutamente soddisfatto, probabilmente manca un ultimo innesto, ma voglio dire già così sono assolutamente contento e posso dire con certezza che almeno a darmi pari con tutti ci combattiamo, per cui questo per un allenatore è tanta cosa. Poi chiaramente i risultati fanno tutta la differenza del mondo e al conseguimento dei risultati concorrono vari fattori, ma diciamo che insomma mi sento di partire, sono fortunato, quantomeno alla pari con gli altri. Ecco, una squadra di lotta, una squadra con grande fama, l'abbiamo anche sentito dalle parole di Simoncelli, sarà questo un po' il leitmotiv della stagione? Sì, una squadra, insomma le mie squadre sono state sempre abituate a mettere intensità, passione, perché comunque facciamo qualcosa di divertente per noi, per alcuni è una professione, per alcuni lo è stata, per alcuni lo diventerà, però insomma ci piace stare insieme la settimana per cercare di produrre qualcosa innanzitutto di vincente, ma che possa anche far divertire, creare entusiasmo nella gente che ci segue. Anche qui sono fortunato perché le volte che ho giocato qui ho sempre avuto entusiasmo, ho sempre visto entusiasmo, magari contro, stavolta sto giro a favore, per cui bene, insomma sicuramente faremo divertire la gente, poi questo lo posso dire nero su bianco, insomma. Ed ora ospiti e contenuti di Dilettanti per Dire, in onda come sempre il lunedì alle 20.35 e ancora il martedì alle 13 e alle 17. Ospiti nei nostri studi nella puntata di Dilettanti per Dire di questa sera, mister Sergio Galeazzi, tecnico del Cerano e il presidente della società novarese Guido Presta. Cerano che dopo aver perso i playoff del campionato di promozione, di fatto all'atto finale è stato ripescato nel campionato di eccellenza. Ci sarà l'ufficializzazione venerdì quando a Borgaro ci sarà la stesura dei calendari. In questa puntata parleremo ovviamente dei programmi del Cerano, parleremo anche di mercato con gli ultimi colpi, con la Juve Domo che si candida davvero a diventare, ad essere la leader indiscussa, la regina del mercato del campionato di eccellenza, al via la stagione per quanto riguarda il Baveno che si è radunato questa sera alle 19, al via anche la stagione del Gozzano, raduno fissato mercoledì alle 9.30 allo stadio d'Albertas. Poi avremo le interviste realizzate nel corso dell'ultimo appuntamento del calciomercato al fenomeno di Fottaneto d'Agogna. Abbiamo sentito i dirigenti dell'Accademia e dell'Oleggio, due squadre protagoniste sicure del campionato di promozione. Non perdetevi dunque l'appuntamento con Dilettanti per Dire. Siamo ai saluti, per tutti gli aggiornamenti c'è il nostro sito www.tuttonotizie.info. Grazie per essere stati in nostra compagnia, buon proseguimento con i nostri programmi.